Ciao, sono Danny the Coach e oggi potrai iniziare il programma per diventare un bartender di successo. Questo programma è composto da molti moduli dove potrai iniziare a conoscere le basi del bartending. Se vuoi diventare un barman, sei esattamente sul video giusto. Iniziamo! Dobbiamo partire dal principio, dalla vera storia del bar, perché oggi tu vuoi lavorare all'interno di un locale, di un bar, ma che effettivamente non era chiamato così. Devi sapere che prima di essere chiamato in questo modo dobbiamo definirlo col nome di caffè e siamo più o meno nel 1500 e siamo fuori dall'Europa. Oltretutto devi sapere che questi posti, queste location, questi caffè erano esattamente dei luoghi di incontro per gente aristocratica dove si incontravano per discutere e filosofeggiare sul mondo e sulla storia. La maggior parte di queste persone aristocratiche, a parte conti o borghesi, erano poeti e scrittori, filosofi, gente che amava molto stare in compagnia e discutere veramente del mondo. Dobbiamo arrivare più o meno nel 1600, quando in Europa, esattamente a Vienna, nascono i primi caffè e nel 1720 in Italia nascono i primi caffè. In Italia dovremo aspettare il 1720 con il caffè Florian, poi il Pedocchi a Padova e il Gigli a Firenze. Stavano iniziando a fare veramente grande successo. Detto questo, devi sapere che ci fu una forte evoluzione, probabilmente dovuta ad una influenza anglosassone. Infatti, da caffè iniziano a essere chiamati bar. Probabilmente anche per il tipo di miscele che si facevano al suo interno. Si passava da tè e caffè ai bar dove iniziano anche a essere serviti alcolici. Devi sapere che probabilmente anche questa influenza deriva dall'America, non solo dalla filosofia anglosassone, in quanto ricordiamo uno dei primi bar, l'Harry's Bar, a Parigi. Infatti in Italia si passa a servire dai tè, potremmo definirle un po' come delle sale tè, delle persone dove si riunivano per mangiare qualcosa e degustare del tè, degli infusi, dei caffè che arrivavano esattamente dall'altra parte del mondo, dalla Turchia generalmente. Devi sapere che questo processo, questa evoluzione, fece diventare il bar anche in un luogo dove iniziarono a servirsi dei cocktail, degli aperitivi. In Italia ricordiamo la nascita effettiva dell'aperitivo. Ovviamente è una storia di cui ne parleremo, ma ci arriveremo più avanti. Tu vuoi lavorare all'interno di un bar e la prima cosa che devi sapere in assoluto è che è esattamente un luogo sociale, un punto d'incontro ed è su questo che è fondata la radice filosofica di questo lavoro. Ti dirò di più, non è soltanto questo, perché se ti dovessi dire e fare una domanda, pensaci qualche secondo, a quale senso attribuiresti il mondo del bar? Se pensassi al tatto, udito, olfatto e tutti gli altri sensi, a quale effettivamente attribuiresti questo senso? Ti lascio qualche secondo per pensare. Sono certo che probabilmente la prima cosa che ti è venuta in mente è esattamente il gusto. Tuttavia, non è propriamente così, perché quello che è effettivamente il mondo del bar è l'unione multisensoriale di questi sensi. Infatti, il gusto, che ovviamente è uno dei più prepotenti all'interno di questo mondo, di questo settore, è derivante dal fatto che ovviamente le persone degustano dei cocktail, mangiano dei piatti preparati da uno chef o fanno colazione con cappuccino e brioche. Ma non è solo questo. Abbiamo l'udito. L'udito è la potenza delle emozioni, dei ricordi, la musica che è al suo interno, il suono del ghiaccio che rimbomba all'interno dei bicchieri, della shakerata, e andiamo avanti, il tatto, l'utilizzare un tavolo di legno piuttosto che un tavolo d'acciaio o un tavolo di ferro battuto implica assolutamente una certa percezione. Abbiamo l'olfatto. Vi faccio un esempio pratico. La vaniglia è il senso della famiglia, il senso del nucleo familiare. Annusare questo profumo porta le persone ad avere una sensazione di relax, di voglia di appartenenza, di amicizia, ma ancor più di famiglia.
Avere nell'aria, in un bar, degli aromi di vaniglia potrebbe dare questa sensazione. Ma stiamo già andando molto oltre. L'olfatto effettivamente è uno dei sensi più potenti perché richiama fortemente dei ricordi. E quindi entrare all'interno di un bar dove ci sono dei buoni profumi, dei buoni aromi o solamente il caffè, il profumo per dire, del caffè tostato alla mattina, richiama quel senso di felicità di quando la mattina ci alzavamo da piccolini e magari la nostra nonna, i nostri genitori preparavano il caffè. E abbiamo questi ricordi fantastici. Pensate cosa può veramente far riscoprire il mondo del bar. E infine abbiamo la vista. Il senso che tutti effettivamente utilizziamo maggiormente ed è anche quello che viene utilizzato tanto per la vendita, non a caso, vedrai durante questo percorso di formazione, questo percorso, questi moduli, conoscerai come la vista è effettivamente lo strumento che utilizziamo di più per vendere. Detto questo, il modulo si sta concludendo e mi auguro che il primo step sia iniziato. Io sono Danny The Coach, ti aspetteranno tanti moduli per imparare le basi del vero bartender, o meglio, del bartender di successo. Alla prossima!